violenza transfobica è sempre più crescente in Italia e anche in Europa, e quindi siamo qua per i diritti dei nostri figli. Sono la mamma di un ragazzino transgender e sono qua perché sono tanto spaventata per il suo futuro. Noi siamo qua per esprimere la nostra solidarietà a tutta la comunità trans, auspicando che il futuro di tutti possa essere pieno di rispetto e libertà. Sono felice di essere qui con tante persone e volevo dire che non bisogna essere per forza mamme, genitori o persone transgender, perché i diritti sono di tutti. Io sono qui oggi perché sento il bisogno di dover tutelare uno spazio di legalità che mi sembra messo in discussione. Io sono qui oggi per ricordare le vittime di transfobia, che sono tante, tantissime in Italia purtroppo anche quest'anno, e per ricordare che le persone transgender, le persone omosessuali e tutte le persone sono persone che hanno il diritto e la voglia di vivere la propria vita come si sentono e in maniera pacifica, e questo dobbiamo assolutamente assicurarlo a tutti loro. Ci troviamo ogni anno a fare il TIDOR, il Transgender Day of Remembrance. Purtroppo abbiamo un primato tristissimo, l'Italia ha un primato tristissimo. Ogni anno vediamo questo numero che, come dire, che cresce, invece di diminuire cresce. Kai Sofia, 19 anni, uccisa a colpi di pistola. Damla, suicidata. Abigail Salvatierra, picchiata e uccisa a colpi di pistola. Corey Al, 14 anni, suicidata. River Page Olmsted, 17 anni, suicidata. Ryan Gabrielle, 23 anni, picchiata a morte. Kelly Souza, bruciata. Elitz Ada Corel, uccisa. Cal, decapitato. Helen Garcia Artellez, uccisa. Africa Parilla Garcia, detta Emma, 25 anni, uccisa a colpi di pistola. Luma Barcelos, 17 anni, uccisa. Montserrat Hernandez, 36 anni, picchiata, accoltellata e soffocata. Asma Shan Asmalata, uccisa a colpi di pistola. Alize Diaz, 26 anni, soffocata e uccisa a colpi di pistola. Resma Katun, 25 anni, accoltellata. Marta Alexandra Coromoto, 36 anni, picchiata a morte. Next, Benedict, 16 anni, picchiata, poi morta a causa di overdose. Sconosciuta, bruciata. Rayu, 50 anni, linciata. Soriana Esmeralda, smembrata. La parola transfobia comprende anche la violenza psicologica, le mancanze di rispetto, le microaggressioni, le manipolazioni, le svalutazioni e soprattutto il linguaggio d'odio che quotidianamente dobbiamo subire come persone trans nel discorso pubblico. Insomma, è pesante. La vita delle persone trans in generale è pesante. Forse più che pesante, direi che in realtà è violenta. Ci descrivono come persone pericolose che agiscono violenza, persone delle quali è bene tenersi lontani. La verità
è che siamo il gruppo di persone che di più in assoluto la violenza quotidianamente la riceve. Ho provato a pensare per una volta a un cambio di prospettiva, ma anche per trovare l'energia per tenere accesa la speranza, come questi lumini di questa sera. Mi sono chiesto se c'è ancora qualcosa che funziona in questo paese. Partendo dalla mia di esperienza, vedo nella nostra società una magistratura che sta funzionando molto bene. Non è assoggettata al potere della politica, anzi sta senza indugi emettendo sentenze giuste. Dobbiamo essere tutti ancora una volta più consapevoli che gli obiettivi raggiunti non sono raggiunti per sempre e che serve molta più attenzione, molta più capacità di costruire alleanze, di creare anche consapevolezza nelle persone che le battaglie per i diritti riguardano tutti e tutte. 441 morti per transfobia in un solo anno. Anche adesso fa male solo a dirlo, questo numero enorme. Noi, tutti i genitori di Agedo, li piangiamo insieme a voi. E dopo il dolore bisogna interrogarsi, bisogna capire dove stiamo sbagliando, cosa si può fare di più e di meglio. La società non è un'entità astratta, siamo noi, tutti noi, e se uccide i nostri figli qualche responsabilità bisogna che ce la prendiamo.